Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi si parlerà di GHD Rice, la nuova spazzola GHD per creare volume ma anche capelli ondulati. È questa qua, eccola. Ma innanzitutto mettetemi un like di supporto e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche il campanellino per essere sempre aggiornati. Vi dico solo che è una bomba, quindi vi aspetto subito nel mio video. 1, 2, 3, sigla! Eccola qua, quindi la GHD Rice è una spazzola calda e arriva a 185 gradi come la piastra. È fantastica perché lucida tantissimo i capelli, non rovina i capelli perché ha la stessa tecnologia, quindi, come dicevo, della piastra. E proviamola insieme. Allora, io ho già lavato e asciugato i capelli e ho applicato il suo protettivo, questo qua, proprio fatto apposta per dare volume e per proteggere i capelli dal calore. È importante, mi raccomando, che lo mettiate prima di asciugarli completamente, perché comunque va a inumidire un po' i capelli e quindi sarebbe meglio non passare subito la piastra quando il capello è umido. Il capello deve essere super super asciutto. Quindi io già l'ho applicato su tutte le radici e adesso vado a utilizzare la spazzola. Allora, qui non scotta, all'interno scotta, quindi o va andrà toccata qua dal laterale oppure possiamo semplicemente fare così. Vi faccio vedere, andiamo a fare una piega voluminosa liscia. Ho tagliato i capelli, ho cambiato anche un po' colore, vediamo un po' cosa uscirà fuori. Allora, per gonfiare le radici dobbiamo fare questo lavoro qua, così, scivolare avanti e indietro, poi lo arrotoliamo su se stesso, così, e la potete fare più volte. Come vedete diventa proprio super luminoso. A me piacciono un po' le punte arrotondate, quindi continuerò così. Fate sempre un po' avanti e indietro per gonfiare le radici e poi così, la tenete un po', la dovete tenere diciamo in posa dai 5 agli 8 secondi, quindi potete anche contare. Comunque lo sentite quando la ciocca è un po' calda, ecco, ma e poi rimangono veramente morbidi oltre che lucidi. Mi è piaciuta molto perché innanzitutto le setole, queste qua, non si muovono, non sono durissime e quindi fa sì che i capelli non si stressano troppo, e poi il fatto che ha la stessa tecnologia della piastra non va a rovinare i capelli. Allora, continuiamo, vediamo questa zona qua dove io ho un po' più di crespo. Allora, faccio sempre come prima, gonfio le radici avanti e indietro, avanti e indietro, poi mi aiuto col palmo della mano, lo giro un po' su se stesso e io la riprendo se magari è troppo. Più andate in alto e più la ciocca rimarrà gonfia. Vedere soprattutto lisci, da questa parte andremo a fare un'ondulazione semplicissima. Allora, per chi è un po' impacciatine con la piastra, questa nasce apposta per creare delle ondulazioni semplici semplici, leggere leggere. In pratica lo mettete così, rimanete in posa 5-8 secondi, scivolate
e fate dei croissant. Semplice. Poi su un long bob come il mio è bellissimo. Quindi fate così. Lasciate un po' rosa, scivolate. Perché con la piastra è più difficile, dovete saperla un po' manovrare, invece questo proprio, cioè, è veramente veloce. Anche qua, dove sono i floricetti, possiamo sempre un po' gonfiare, poi lo mettete sotto. Non scotta, quindi potete far così, basta che non la schiacciate troppo perché sennò poi sentite il calore. È figa, il risultato. Morbidi o lisci? Si può fare anche più liscio, ma io ho voluto dare un po' importanza al taglio, che è un lob, e quindi è bello un po' arrotondato. Scrivetemi nei commenti se il video vi è piaciuto, lasciatemi un grande like, vi aspetto, mi raccomando, su tutti i miei social. E allora, questo prodotto, questo strumento, questo attrezzo è assolutamente consigliato da acquistare, e anche per voi ragazzi, le feste si avvicinano, quindi ottimo regalo per le vostre ragazze. E un bacione. Ciao.